Nel giorno del ricordo, ricordare la figura del questore Palatucci è importante. Sì, per noi questo è un giorno particolarmente significativo, importante. Oggi abbiamo commemorato l'anniversario della sua morte, un evento che si ripete contestualmente in tutte le questure d'Italia. L'esempio di Giovanni Palatucci rappresenta per noi un faro di sentimenti di orgoglio, sicuramente per l'appartenenza al nostro corpo che precedentemente era quello del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, la precedente denominazione, è sicuramente un personaggio che ha costituito una stella che brilla nell'oscurità di quei momenti tragici della Seconda Guerra Mondiale, così come ha detto Don Ezio nel corso della celebrazione in chiesa. Momento di riflessione profonda, proprio perché quei momenti costituiscono la testimonianza di quanto male l'uomo riesce a fare al prossimo, e invece Palatucci costituisce l'esempio del bene che prevale sul male. È stato riconosciuto come servo di Dio e si attende che venga santificato. Sì, effettivamente questo è un ulteriore riconoscimento, postumo ovviamente, perché è stata riconosciuta l'immensa opera che lo ha contraddistinto durante lo svolgimento delle sue funzioni di questore reggente di Fiume, ha salvato migliaia di ebrei. Questo è un dato certo che lo ha posto giustamente tra le persone che si sono distinte per la salvezza del popolo ebraico.